14. Balbettò. La preside venne e mi disse: «Lei deve essere l'insegnante di sostegno di Marco, perché non sappiamo chi darlo». Così per un anno, l'ultimo delle medie, mi sono presa a cura di Marco, un ragazzo tetraplegico che emetteva solo suoni gutturali e si picchiava la testa con i pugni. Per passare il tempo, mentre spingevo la carrozzella di Marco nei corridoi deserti della scuola, cantavo: «Se rimani solo con me», un verso della canzone Fascination. La solitudine mia e di Marco mi ispirava quelle parole. Alla fine dell'anno scolastico, davanti alla preside e ai genitori di Marco, lo salutai e gli dissi: «Allora Marco, adesso noi ci lasciamo», e lo baciai. Allora Marco cominciò a colpirsi la testa con i pugni e per la prima volta balbettò: «Se rimani solo con me». Commento: l'intelligenza di Marco non riesce a giungere nel piano fisico, perché il suo cervello è danneggiato dalla malattia. Quando Marco vive ripetutamente certe esperienze, contrassegnate dall'amore, la sua intelligenza riesce a trasudare nel piano fisico, nonostante la ricezione malata del cervello.